un privilegio nel poter affrontare questa discussione sull'Unione Europea nel pieno di una crisi che si trascinava da tempo, ma che mette in dubbio le stesse prospettive future di questa Unione Europea capitalista. Credo che coloro che hanno qualche anno in più e che sono qui oggi ricorderanno quanto invece 20 anni fa la borghesia fosse europea, in particolare fosse travolta da un enorme ottimismo sulle prospettive che riteneva che l'Unione Europea offrisse al suo sistema. Bene, è evidente che il clima e la situazione è interamente cambiata, in un certo senso si è trasformata nel suo contrario, particolarmente dopo l'aggravamento e l'amplificazione della crisi economica generata dall'epidemia di Covid-19. Oggi quindi noi cercheremo di dare una nostra risposta di marxisti a delle domande fondamentali che ogni militante politico che voglia cambiare il mondo deve porsi. Che natura ha l'Unione Europea? Perché è nata? Quali sono le ragioni della crisi profonda che sta vivendo? E quali sono le ragioni dell'alternativa socialista rivoluzionaria che noi portiamo avanti? Dunque, io credo che a parte coloro i quali, se esistono, che negli ultimi 20 anni hanno vissuto in perenne e completo isolamento, che possa essere sulla cima di un monte o nel fondo di una grotta, tutti gli altri, tutti noi, abbiamo avuto diritto a razioni piuttosto abbondanti di entusiasta propaganda borghese sulle presunte meraviglie dell'Unione Europea. Questa propaganda è sciamata dappertutto, attraverso ogni poro, a scuola, in televisione, sui giornali, ma anche simbolicamente nelle bandiere blu con le stelle gialle dell'Unione Europea issate sui palazzi comunali, sulle scuole, su tutte le sedi istituzionali, ma anche la propaganda europeista ha avuto una diffusione capillare anche in tanti contesti non direttamente politici. Che cosa ci è stato detto dai mezzi di comunicazione della classe dominante? Fondamentalmente siamo stati martellati dall'idea che il rafforzamento dell'Unione Europea, ed in particolar modo il passaggio alla moneta unica, l'euro, che è avvenuto nel 2002, avrebbe garantito un cammino sicuro verso una sorta di pace e di prosperità perenni, almeno in Europa. E in più c'è stato anche ribadito a più riprese che l'adozione della moneta unica era anche, sarebbe stato il mezzo per abolire definitivamente il ciclo fatto di boom e recessione che è caratteristico dell'economia capitalistica. Ora, è un vecchio sogno della borghesia quello di poter abolire il ciclo di boom e recessione. Come vediamo, è un sogno che ciclicamente appunto è destinato ad infrangersi. Ora, sempre in questi decenni, chiunque di noi ha udito frasi trappola come ce lo chiede l'Europa, oppure dobbiamo fare così perché bisogna rimanere in Europa. E queste frasi sono state usate fino alla nausea per imporre politiche reazionarie di tagli alla spesa pubblica, oggi diremmo di austerità, di attacchi alle pensioni. Pensiamo in Italia alla riforma Monti-Fornero del 2011, oppure anche per passare contro riforme universitarie, come quella che ha portato all'introduzione del 3+2 e del meccanismo dei crediti, che anche in università è stato finalizzato ad aumentare la selezione di classe, che comunque era già presente. Ora, l'epidemia del Covid
19 ha in maniera rapida e brusca aggravato e precipitato la crisi economica e politica dell'Unione Europea, scosso sin dalle fondamenta le importanti illusioni che per decenni si sono trascinate anche tra settori di lavoratori nella bontà appunto del progetto dell'Unione Europea. Tuttavia questa crisi si trascinava almeno da una decina d'anni, cioè dalla recessione del 2007-2008 e dalla successiva crisi dei debiti sovrani. In linea generale, per noi questa situazione non è altro che una manifestazione specifica della crisi del sistema capitalista su scala internazionale. Però naturalmente a partire da questo punto fondamentale è necessario andare oltre. Come marxisti noi avevamo già pronosticato che l'Unione Europea sarebbe stata scossa nelle sue fondamenta davanti alla prima situazione politica ed economica seria, problematica. Del resto le politiche di austerità portate avanti dai governi di tutti i paesi europei in questi anni avevano già creato degli effetti di instabilità nel quadro politico dei principali paesi dell'Unione. Pensiamo alla crisi di un pilastro politico dello schieramento borghese come sono i democristiani tedeschi, cioè il partito dell'Angela Merkel, oppure pensiamo a quanto in Francia le lotte operaie e dei gilet gialli abbiano fatto sprofondare ai minimi storici la popolarità di Macron, che incarna l'ala liberale ed europeista del padronato. In questa instabilità e in questo discredito sono stati trascinati anche i partiti della sinistra socialdemocratica, la corrente politica che più probabilmente si è immolata sull'altare dell'Unione Europea, corrente che è crollata elettoralmente in un paese dopo l'altro perché identificata a giusta ragione, con le politiche di tagli e di sacrifici in nome appunto del mantenimento dei vincoli finanziari elaborati dalle istituzioni europee. Per queste ragioni, quindi, ma anche per comprendere le motivazioni dell'ascesa elettorale di forze come la Lega in Italia o il Rassemblement National di Marine Le Pen in Francia, è decisivo, credo, discutere quale posizione politica indipendente la classe lavoratrice sia chiamata ad assumere rispetto all'Unione Europea. Se guardiamo per un momento il panorama delle principali forze di sinistra a sinistra della socialdemocrazia, quindi i riformisti di sinistra, in questi ultimi decenni si sono variamente rotte l'osso del collo queste forze, dividendosi tra chi si è accodato all'ideologia europeista e quindi ha immaginato di poter riformare l'Unione Europea dall'interno e farne una cosiddetta Europa dei popoli, della solidarietà. In Italia è stato il caso in passato di Rifondazione Comunista, e chi si è invece accodato ai cosiddetti populisti, ma anche alla destra reazionaria, i quali sostengono che il ritorno ad un capitalismo nazionale rappresenterebbe, se non una soluzione, comunque un passo in avanti per i problemi anche dei lavoratori, per la tutela dello Stato sociale e del patrimonio industriale di un paese. Dunque, se vogliamo osservare la prima linea, quella degli europeisti di sinistra in azione, ci basta tornare al 2015 e dalla Grecia. In quel contesto la Commissione europea, la Banca Centrale Europea, non lesinarono nessun mezzo, nessun ricatto lecito o illecito per piegare l'allora governo di sinistra di Tsipras, il partito Siriza della sinistra radicale greca, e
e per piegare il suo limitato programma di riforme, che comunque era troppo per loro, e rafforzando invece il cappio del capitale finanziario sul popolo greco. In quell'anno Tsipras, dopo aver promesso di liberare la Grecia dall'austerità attraverso una trattativa intelligente con l'Unione Europea, o meglio, lui credeva che di essere in grado di avanzare con una trattativa intelligente. Beh, in pochi mesi il governo Tsipras capitolò e firmò un memorandum fatto di lacrime e sangue, dettato esattamente da Unione Europea, Fondo Monetario e BCE. E questo, come dire, iniziò il crollo poi anche elettorale di Siriza. Naturalmente il tradimento di Tsipras dimostrò innanzitutto il fallimento di quelle idee riformiste basate sull'illusione di cambiare l'Unione Europea dall'interno, e nel seguito della reazione cercherò di spiegare cosa c'è di fondamentalmente errato, marcio, in quella prospettiva. La seconda prospettiva invece, quella diciamo dei sovranisti, si declina in ultima analisi nell'idea che, dato che l'Unione Europea è un blocco imperialista guidato dalla Germania, questo lo condividiamo anche noi, la rottura con questa Unione assumerebbe di per sé un connotato progressista. C'è chi arriva a dire anche di liberazione nazionale. E sono soprattutto tendenze neostaliniste che adottano oggi questa posizione a sinistra, quantomeno. Ora, io credo che rispetto a questo l'epilogo della Brexit guidata da Boris Johnson ha dimostrato nella pratica quanto questa idea sia sballata e reazionaria in campo teorico. Ora, ci spetta quindi comprendere nella discussione di oggi, comprendere in profondità le ragioni del perché si è formata l'Unione Europea. E non è che è stato uno slancio ideologico europeista, non è stato il manifesto di Ventotene scritto nel 1941 da Spinelli, ma ragioni ben più prosaiche, ben più materiali. E questo ci permette appunto di capire la sua natura, la sua irriformabilità e la sua crisi attuale, e delineando al tempo stesso quella che per noi è l'urgenza e la portata della parola d'ordine alternativa che noi avanziamo, che è quella degli Stati Uniti Socialisti d'Europa, che era la prospettiva che già circa 100 anni fa l'Internazionale Comunista ai tempi di Lenin e Trotsky abbracciò. Ora, è opportuno quindi chiedersi per quale ragione le borghesie dei principali paesi europei hanno cercato di far convergere le loro economie e di loro sistemi monetari. Questo è un processo che è avvenuto con intensità diversa almeno a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quindi dobbiamo fare un piccolo passo indietro nel tempo e per capire il senso di questa discussione credo che sia anche molto utile riprendere un passaggio del capitolo primo del manifesto del Partito Comunista di Marx ed Engels. Quel testo, infatti, anche se è stato scritto all'alba del capitalismo, è restato insuperato nella sua capacità di individuare, sulla base del materialismo storico, le linee di fondo dell'epoca borghese. I due fondatori del socialismo scientifico scrivevano questo, cito: con lo sfruttamento del mercato mondiale, la borghesia ha dato un'impronta cosmopolitica alla produzione e al consumo di tutti i paesi. Ha tolto sotto ai piedi dell'industria il suo terreno nazionale, con gran rammarico dei reazionari. Le antichissime industrie nazionali sono state distrutte e ancora adesso vengono distrutte ogni giorno. Vengono soppiantate da industrie nuove, la cui introduzione diventa questione di vita o di morte per tutte le nazioni civili. Da industrie che non lavorano più soltanto le materie prime del luogo, ma delle zone più remote, e i cui prodotti non vengono consumati solo dal paese stesso, ma anche in tutte le parti del mondo. Ai vecchi bisogni, soddisfatti con i prodotti del paese,
subentrano bisogni nuovi, che per essere soddisfatti esigono i prodotti dei paesi e dei climi più lontani. All'antica autosufficienza e all'antico isolamento locali e nazionali subentra uno scambio universale, una interdipendenza universale tra le nazioni, e come per la produzione materiale, così per quella intellettuale. Fine della citazione. Marx ed Engels poi continuano e scrivono che l'unilateralità e la ristrettezza nazionali diventeranno sempre più irrazionali. In altre parole, il mercato mondiale è una tendenza congenita allo sviluppo capitalista, anche se, ricordiamolo, all'inizio della sua affermazione il capitalismo si è fatto avanti sotto forma di Stato-nazione, abolendo, talora in forma politica rivoluzionaria, il vecchio Stato feudale. Ma non solo la borghesia ha abolito il particolarismo feudale, ma questa classe ha anche cercato, sempre trascinata dalla ricerca del profitto, di spingersi in qualche modo oltre le anguste barriere dello Stato nazionale. Per quale ragione? Per impadronirsi di nuovi e più ampi mercati, riserve di materie prime e manodopera. E qui c'è un primo punto, secondo me, decisivo. Perché nonostante tutti i discorsi e la retorica sul libero scambio, la liberalizzazione e quant'altro, c'è una spietata e costante lotta per i mercati tra tutte le principali nazioni capitaliste. La nascita dell'Unione Europea, peraltro, non ha per nulla sospeso questo processo, neanche all'interno dell'Unione. E oggi quello che osserviamo è una tendenza alla divisione del mondo in blocchi commerciali, dominati rispettivamente dagli USA, dalla Cina e dalla Germania. Ognuno di questi prova gelosamente a proteggere i propri mercati e sfere di influenza, mentre richiede un maggior accesso naturalmente a quelli dei propri rivali. Per tornare all'Europa, è bene ricordare che l'Inghilterra ha guidato la rivoluzione industriale ed è stata la potenza egemonica a livello mondiale perlomeno dal XVII secolo alla prima parte del Novecento. Le principali potenze europee, Gran Bretagna e Francia in testa, si sono spartite nel corso dell'Ottocento gran parte di Africa, Asia e Oceania. Però c'è un punto di svolta storico. Perché nel trentennio che va dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi dal 1914-15 fino alla fine degli anni 40, gli Stati Uniti sono emersi definitivamente come nuova potenza egemone a livello internazionale, scalzando la Gran Bretagna e la vecchia Europa. E questo è stato un fatto gravido di conseguenze estremamente importanti che riguardano in maniera specifica la discussione nostra di oggi. In entrambi i conflitti mondiali, in sintesi, possiamo dire che gli USA sono entrati in guerra dopo alcuni anni, dopo che i due fronti militari si erano reciprocamente indeboliti, e quindi gli Stati Uniti sono stati in entrambi i casi gli arbitri della situazione e dell'esito del conflitto. Se guardiamo alla Seconda Guerra Mondiale, assieme certo all'Unione Sovietica e all'Armata Rossa. Ma di fatto gli Stati Uniti emergono già alla fine della Prima Guerra Mondiale come la principale potenza creditrice a livello mondiale. E Trotsky delinea questo sviluppo in un suo discorso estremamente acuto e importante del 1926, una delle ultime occasioni nelle quali poté esprimersi pubblicamente in Unione Sovietica prima dell'esilio. In questo testo, che è stato poi intitolato Europa ed America, Trotsky scrive che la Prima Guerra Mondiale già scoppiò perché il capitalismo stava soffocando nei limiti ristretti degli stati nazionali. La Germania cercò di scuotere questo equilibrio e di sottomettersi tutta l'Europa, fu sconfitta, ma quale fu il risultato della guerra? L'emergere della superpotenza americana, la devastazione delle risorse dell'Europa, l'Inghilterra consumò
buona parte delle risorse che aveva accumulato in 3 secoli di egemonia, ma non solo l'Europa si impoverì, ma col trattato di pace di Versailles creò 17 nuovi stati o territori indipendenti con ulteriori 7.000 chilometri di frontiere, barriere doganali ed un numero corrispondente di nuove fortificazioni ed eserciti. Nel 26 c'erano 1 milione di soldati in più in servizio in Europa che alla fine della guerra. E accentuando questa decadenza, aggiungeva Trotsky, i paesi europei dovevano anche pagare alle banche americane montagne di interessi sui debiti che avevano contratto per sostenere la guerra. L'esito della Seconda Guerra Mondiale corona questo processo di declino relativo delle potenze imperialiste europee. Basti un dato. Nel 1945 gli USA concentravano il 52% del prodotto interno lordo mondiale. E se vogliamo aggiungere un secondo dato, gli USA detenevano anche i 3/4 delle riserve auree mondiali. D'altra parte l'URSS era emersa, con la sorpresa di tutti, di gran lunga come la principale potenza politica e militare in Europa. Per venire a noi, tutto questo significava che alla fine della Seconda Guerra Mondiale le vecchie potenze europee erano diventate dei nani politici, schiacciati tra le due superpotenze mondiali, Stati Uniti e Unione Sovietica. La Germania era distrutta e in via di smembramento, ma anche Gran Bretagna e Francia erano diventate definitivamente potenze imperialiste di secondo rango. E negli anni successivi alla fine del conflitto, peraltro, gli imperi di queste due potenze finirono di sfaldarsi con la perdita dell'India, dell'Indocina, dell'Algeria e di tanto altro. In questa situazione i mercati nazionali separati della Gran Bretagna, della Francia, della Germania, dell'Italia, eccetera, erano troppo piccoli per i grandi monopoli che si erano già formati. E così quando nel 1951 fu creata la Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio, l'intento era precisamente quello di superare la ristrettezza dei singoli mercati nazionali. I fondatori di quella comunità, si chiama CECA, Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio, furono Italia, Francia, Germania Occidentale, Belgio, Olanda e Lussemburgo, quindi una base geografica ancora ristretta. Ma il processo era in marcia. I grandi monopoli europei, che pur esistevano nonostante ovviamente la crisi relativa dell'Europa, aspiravano ad avere un mercato regionale di centinaia di milioni di persone, quello che era già a disposizione dei monopoli americani. E ovviamente questo mercato regionale allargato doveva essere la base, il punto di forza su cui poggiare per poi dare l'assalto al mercato globale, o almeno provare a mantenere le proprie posizioni nel mercato globale. Sulla base del boom economico del dopoguerra, quello che durò grosso modo tra il 48 e la metà degli anni 70, il 73-74, i capitalisti europei ebbero un certo successo nel creare pochi anni dopo, tra fine anni 50 e anni 60, la Comunità Economica Europea, ovvero un'unione doganale in cui l'abolizione dei dazi tra i paesi del mercato comune e una politica di dazi unificata col resto del mondo serviva a sviluppare le basi dell'industria europea e a stimolare anche l'export e il commercio mondiale. Però la relativa debolezza politico-militare delle borghesie europee, che deriva da quanto abbiamo detto prima, diede un carattere parziale a tutti questi tentativi di unificazione economica intrapresi dalle principali potenze europee. Queste difficoltà non ci sorprendono, perché, ovvero che ci siano state queste difficoltà non è sorprendente, perché da ogni punto di vista razionale l'idea dell'unità europea è ineccepibile. Tuttavia, su basi capitalistiche, dove restano stati con interessi divergenti, una vera unità è impossibile. Lo aveva
anticipato e capito anche già Lenin quando scrisse che gli Stati Uniti d'Europa capitalisti non erano altro che un'utopia reazionaria, cioè qualcosa che non può essere raggiunto, ma se anche fosse raggiunto non sarebbe nell'interesse degli sfruttati. In effetti l'unico momento in cui fu ottenuta un'Europa capitalista unita, paradossalmente fu sotto Hitler. I nazisti ebbero un successo temporaneo nell'unificare il continente europeo sotto la loro dominazione. Naturalmente la natura reazionaria di questa unione non ha bisogno di ulteriori commenti, ma deve essere chiaro che finché rimarrà il capitalismo, l'antagonismo tra le diverse classi dominanti dei paesi che compongono l'unione è tale che qualsiasi forma di unità deve necessariamente, includerà necessariamente la dominazione di una potenza sulle altre, e vediamo questo anche oggi, perché nata sotto l'ala protettrice della coppia Berlino-Parigi, l'Unione Europea è da tempo saldamente sotto il controllo dell'imperialismo tedesco. Ed è bene al proposito ricordare che più della metà del prodotto interno lordo tedesco è orientato all'export, ed in particolare che all'interno delle mura dell'Unione Europea l'export del capitale tedesco la fa da padrone. Ma per avvicinarci in modo decisivo ai giorni nostri, è bene ricordare che fu col crollo dello stalinismo in Unione Sovietica e il declino relativo della potenza dell'imperialismo USA, assieme al boom economico degli anni 90, che il processo di integrazione europea si spinse avanti, molto avanti, anche più di quanto talora i marxisti avessero preveduto. L'Unione Europea in ogni caso rimase subordinata all'imperialismo americano, anche se negli anni 90 e 2000 guadagnò una certa relativa autonomia. Però di questa subordinazione ne ha una verifica ineccepibile il fatto che negli anni 90 e 2000 l'allargamento ad est dell'Unione Europea coincise con l'allargamento della NATO in quegli stessi paesi. Parallelamente a questa estensione geografica, che rappresentava anche una grande avanzata del capitalismo tedesco, che ebbe la parte fece la parte da leone nell'assorbire le economie dei paesi dell'ex blocco stalinista. Parallelamente a questo, nel 92 fu firmato un trattato molto importante, il Trattato di Maastricht, che fissava le basi per una convergenza finanziaria e anche nei fatti le basi per il successivo passaggio all'euro. Quello peraltro fu anche il segnale, ancora dico, i più anziani se lo ricorderanno memoria diretta, fu il segnale d'inizio di un'epoca di pesanti attacchi alle conquiste sociali, attacchi fatti in nome della necessità di arrivare all'unificazione europea. Furono anni di privatizzazione, di crescita esponenziale della precarietà lavorativa. In Italia, per esempio, il lavoro interinale fu legalizzato soltanto nel 1996, guarda caso, dalla riforma Treu, che venne varata dal primo governo di centrosinistra di Prodi ed appoggiata anche con voto parlamentare favorevole da parte della dirigenza di Rifondazione Comunista a guida all'epoca di Bertinotti. Ora, nonostante tutta la sua retorica sulla pace, sulla democrazia, è anche completa il quadro affermare che l'Unione Europea si è sempre sviluppata su basi antidemocratiche. Pensiamo agli anni 2000, quando sulla scia dell'adozione dell'euro venne abbozzato un percorso verso una Costituzione europea. Bene, questo percorso fu insabbiato, e non se ne seppe più niente, diciamo così, dopo che ben due referendum popolari, il primo nel 2004 in Olanda e il secondo nel 2005 in Francia, bocciarono quell'idea. Prima di tenere un terzo referendum in Danimarca, che venne annullato in fretta e furia per paura che ci fosse un terzo no,
venne approvato, ma senza alcuna forma di consultazione popolare, un semplice trattato, il Trattato di Lisbona, il quale a sua volta fu anch'esso bocciato nell'unico paese che lo sottopose a referendum, ovvero l'Irlanda. Quindi il concetto di Unione Europea e democrazia, anche inteso nel senso più blando, fanno un po' a pugni tra loro. Peraltro, se guardiamo fatti a noi più vicini, credo che il cinismo e la ipocrisia delle istituzioni europee si sia manifestato in forma piuttosto spettacolare quando pochi anni fa l'Unione Europea avallò la repressione dello Stato spagnolo contro il Movimento per l'autodeterminazione della Catalogna, che, lo ricordo, era anche un movimento dalle caratteristiche repubblicane contro appunto la monarchia borbone spagnola. Ma il terreno economico in ogni caso è la chiave di volta per comprendere l'evoluzione dell'Unione Europea, che quindi nasce come tentativo delle potenze europee di frenare la loro crisi nell'equilibrio internazionale, nelle relazioni capitalistiche internazionali. Ma mentre negli anni 2000 ci dissero che l'adozione della moneta unica avrebbe armonizzato l'economia dei paesi europei, noi oggi possiamo, come dire, affermare anche sulla base dei fatti che è successo proprio il contrario, invece. L'euro non solo non ha risolto problemi, ma ha accentuato gli squilibri commerciali all'interno del mercato unico, avvantaggiando appunto soprattutto l'industria tedesca che, come ricordavo prima, dirige più della metà della sua produzione verso l'export e soprattutto verso l'export interno all'Unione Europea. Non è così sorprendente, ma è forse ancora più importante, che alla prima seria crisi economica, quella generata dalla recessione mondiale del 2007-2008, tutte le tendenze centrifughe presenti nell'Unione Europea sono emerse con prepotenza. E qui è bene ricordare che l'Unione Europea continua a non essere uno Stato, continua a essere una sommatoria di stati nazionali borghesi che hanno interessi divergenti, e l'egemonia della Germania non cancella, l'egemonia del capitalismo tedesco non cancella questo fatto. Ora, per effetto della crisi del 2008, che produsse per salvare il capitalismo una serie di salvataggi di banche e grandi imprese con denaro pubblico, il debito pubblico dell'Eurozona già esplose, passando dal 68% del prodotto interno lordo nel 2008 all'86% nel 2017. La situazione riuscì a stabilizzarsi, ma solo temporaneamente, per due ragioni. La prima, una ripresina economica partita nel 2014, e la seconda ragione più importante, la politica fiscale della Banca Centrale Europea, che sotto la guida di Draghi fu una politica di immissione massiccia di liquidità nell'economia e di tassi di interesse prossimi allo zero. Ora, non c'è bisogno di aggiungere quanto la crisi in corso stia spazzando via quel fragile equilibrio e quanto già in queste settimane stiamo leggendo delle previsioni allarmatissime da parte della borghesia su quanto si sta già impennando, toccando cifre mai viste, la massa del debito pubblico per l'Italia. Per esempio, si parla già di un debito pubblico che dal 135% del PIL potrà arrivare a fine anno almeno al 160% del PIL. Quindi il tentativo di rimandare una crisi economica decisiva con lo strumento
dell'allargamento del credito non ha fatto nient'altro che preparare, e lo stiamo vivendo, una crisi di dimensioni ancora maggiore. Ma appunto la crisi dell'Unione Europea stava già macinando nel corso degli anni 10, negli anni immediatamente alle nostre spalle, e l'evento che più riassume questa perdita di forza del processo di unificazione capitalista europea fu il risultato del referendum britannico e la successiva Brexit, che ha causato una vera e propria onda d'urto in Europa e ha dato un impulso potente anche alle tendenze politiche centrifughe, precisamente in una fase nella quale il sentimento anti-Unione Europea sta montando in molti paesi come risultato di anni di austerità, particolarmente nell'Europa meridionale. È evidente a tutti, credo, che di questo sentimento c'è il pericolo, in una certa misura già la realtà, che se ne avvantaggino partiti e organizzazioni della cosiddetta destra populista, razzista. In Francia Marine Le Pen salutò con entusiasmo la Brexit, ma in Olanda, come in Ungheria, in altri paesi dell'Est, c'è stata una crescita, non senza limiti, ma una crescita di queste forze. E non bisogna farci molti giri di parole attorno, io credo, è solo una alternativa ferma e di classe da parte delle organizzazioni dei lavoratori, ciò che può interrompere questa tendenza velenosa ed estremamente pericolosa. Sappiamo però quanto i dirigenti riformisti, i sindacati e della sinistra siano da un'altra parte e debba essere ingaggiata contro di loro una lotta per l'egemonia, perché nella sinistra socialdemocratica e anche nei vertici sindacali sappiamo tutti quanto l'europeismo sia un mantra, sia una vera e propria catena, non solo ideologica. Però il sentimento di odio verso l'Unione Europea, quando si dice i burocrati di Bruxelles, da parte dei lavoratori, ha anche un carattere progressista e potenzialmente persino rivoluzionario. Il punto è che questo sentimento, che queste considerazioni dei lavoratori e dei giovani trovino, si incrocino con una direzione corretta. In quel caso lì porrebbero una seria minaccia non solo all'UE, ma al capitalismo stesso. Ora, questo non significhi che tra i giovani e gli operai che oggi sono critici verso l'Unione Europea non ci siano illusioni sul fatto che, in un certo senso, la semplifico, basta lasciare l'UE e una buona parte dei problemi cominciano a essere risolti. Queste illusioni devono essere sottoposte a critica. Queste illusioni, d'altra parte, vengono alimentate da un settore della sinistra riformista, ad esempio quello di Mélenchon in Francia, e ci tornerò dopo su questo, e anche dagli stalinisti. Ma è del tutto evidente che un'uscita su basi capitaliste e nazionali dall'Unione Europea non porterebbe da nessuna parte, perché qualsiasi paese sarebbe schiacciato dai meccanismi del commercio mondiale, dalla divisione internazionale del lavoro. Se si adottasse una moneta parallela all'euro, il debito di un paese che fosse esterno all'euro sarebbe comunque valutato in euro, e dunque facilmente col deprezzamento della moneta il debito aumenterebbe e le pressioni della classe dominante per farlo pagare ai lavoratori aumenterebbero di conseguenza. Quindi è una falsa via quella di un'uscita nazionale capitalista dall'Unione Europea. Lo è anche quella del socialismo in un solo paese, ma su questo arriverò nelle conclusioni. Ora,
In questi mesi l'Unione Europea è stata colpita duramente dalla pandemia, l'Italia, la Spagna, ma anche la Germania, che è stata colpita meno pesantemente dalla pandemia, comunque subisce quella sorta di stallo che c'è nel commercio internazionale. Se per l'Italia si prevede nel 2020 un calo del 9% del PIL, per la Germania si prevede comunque una cifra che ondeggia tra attorno al 6%, dunque un calo senza precedenti. A che cosa è servita l'Unione Europea davanti a questa crisi senza precedenti dell'economia e della società? Lo stallo, per usare un eufemismo, è sotto gli occhi di tutti. Il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea non è stato in alcun modo in grado di trovare soluzioni comuni a questa crisi. I Paesi membri, nelle prime settimane della crisi, hanno chiuso in maniera, come dire, revanchista e isterica le rispettive frontiere, in una escalation nazionalista crescente e senza alcun piano razionale. In tutto questo, il succo delle proposte provenienti da Bruxelles per superare la crisi è consistito nel fatto di non eliminare, ma di sospendere temporaneamente i vincoli finanziari che risalgono al trattato di Maastricht e alle sue successive, quindi, ai suoi successivi aggiornamenti. Quei vincoli sono sospesi soltanto fino alla fine della pandemia, quando i singoli governi capitalisti cercheranno di far pagare la nota a chi di dovere. In sostanza, i singoli stati dell'Unione Europea, i singoli stati membri hanno cercato di scaricare la crisi sul vicino, sostanzialmente, non proprio, insomma, non è questo proprio il paradigma del concetto di unione. Paradossalmente, nei fatti, a un certo momento della pandemia, l'Italia è stata il destinatario di molti più aiuti, intesi come forniture mediche, eccetera, provenienti dalla Cina che non dall'interno dell'Unione Europea stessa. Allora, questo non attesta che l'intervento della Cina, che è una potenza imperialista, sia stato fatto per spirito di solidarietà, ma sicuramente registra il fallimento nella capacità dell'Unione Europea di rispondere in maniera armonica, in maniera unita a questa crisi inedita. Però, di nuovo, che questo sia successo ha una sua spiegazione razionale, perché proprio come dopo il crollo economico del 2008, proprio anche come durante la crisi dei rifugiati di metà anni 10, anche lo shock attuale porta alla ribalta tutte quelle contraddizioni interne dell'Unione Europea che sono più sopite soltanto quando i margini di crescita economica consentono appunto di attutire le conflittualità interne. Le discussioni attuali sul Recovery Fund e sulla sua entità, questo fondo che a fondo perduto, scusate il bisticcio di parole, a cui gli stati dovrebbero poter attingere per far fronte all'esplosione attuale del debito. Il MES, il funzionamento del meccanismo economico di stabilità. In tutte queste discussioni il punto, il filo che ci permette di comprenderle è quello che ogni blocco cerca di scaricare la crisi sugli altri. Qual è la ragione della divisione che c'è, ad esempio, tra la Germania e i paesi alleati
più vicini alla Germania e ad esempio l'Italia, con la Francia in una posizione intermedia, è che le borghesie meno indebolite, da una parte, cercano di non socializzare i problemi, e quelle come la borghesia italiana, più con le spalle al muro, non fanno altro che cercare di socializzare la crisi all'insieme dell'Unione Europea. Ma tutti questi settori sono ugualmente reazionari e convinti comunque di far pagare la crisi, questa crisi storica e i suoi costi ai lavoratori, ai giovani, ai pensionati e anche a tanta parte del cosiddetto ceto medio. Ma la situazione che stiamo vivendo in queste settimane dimostra, se ce ne fosse bisogno, che anche se l'Unione Europea batte moneta e dunque svolge una funzione caratteristica degli stati nazionali, l'Unione Europea non è uno stato unificato, e questa è una forza che ad esempio gli Stati Uniti invece hanno, e l'Unione Europea non è neppure sulla via di diventarlo. Al contrario, la crisi ne sta potenziando la persistente divisione in stati nazionali dagli interessi in antagonismo reciproco. L'unica unità profonda tra le borghesie dei paesi europei è quella contro le rispettive classi lavoratrici, perché bisogna aggiungere che anche nel far fronte alla competizione degli USA o della Cina, le divisioni sono sempre più rilevanti. Se guardiamo alla penetrazione del capitale cinese in Unione Europea, per esempio, l'UE si divide grosso modo tra paesi ostili, come la Germania, e paesi che ne sono più attratti, come l'Italia e la Grecia. Ma qual è la base di questa divisione? È che paesi come l'Italia e la Grecia sono favorevoli perché hanno una maggiore necessità di capitali e di investimenti dall'est, rispetto appunto alla Germania. Nel mezzo di questa crisi epocale, mi avvio a concludere, dell'Unione Europea, i riformisti sul terreno teorico sono inchiodati al loro tradizionale errore. Qual è questo errore? È quello di considerare che l'Unione Europea sia una istituzione neutrale dal punto di vista di classe. E dunque riformismo di sinistra, possiamo pensare a Corbyn fino a quando era capo del partito laburista, ma Podemos in Spagna, Blocco de Scherda in Portogallo, PCF in Francia, Linke in Germania. Questi raggruppamenti, che in alcuni paesi sono al governo, in altri comunque hanno una certa importanza, applicano una linea che è l'evergreen, il sempreverde, è l'idea di riformare dall'interno questa istituzione. E non è una svista tutto questo, ma ci aiuta a focalizzare il punto decisivo che da sempre separa riformisti e rivoluzionari. Perché da marxisti sappiamo che lo Stato non è un semplice apparato amministrativo che può essere guidato da una parte o dall'altra a piacere o a seconda di chi ha vinto le ultime elezioni. Lo Stato è in ultima analisi una macchina di oppressione che difende con tutti i mezzi a sua disposizione, leciti o illeciti, gli interessi della classe economicamente dominante. E in questo senso pensare di riformare dall'interno l'Unione Europea è utopico e reazionario al tempo stesso. C'è poi nel riformismo di sinistra un settore particolare, quello di Mélenchon, che adotta una fraseologia più radicale contro l'Unione Europea. Arriva a sostenere nel cosiddetto piano B che si debbano controllare i movimenti di capitale, nazionalizzare la Banca di Francia. Tuttavia, questa fraseologia radicale non si accompagna mai ad una nazionalizzazione dell'intero sistema del credito, una rivendicazione di questo genere, tantomeno all'esproprio della borghesia. E dove cade Mélenchon? Cade in un programma economico che parla di protezionismo solidale, che è un controsenso,
e il protezionismo solidale di Mélenchon, se potesse avere uno sviluppo nella realtà, avrebbe come logico sbocco un'economia chiusa, un capitalismo nazionale difeso da tariffe doganali, una moneta non convertibile, ma riprendo un concetto che già sottolineato, nessun paese oggi può isolarsi dal mercato mondiale e prescindere dagli scambi internazionali. Immaginiamo che cosa sarebbe un'economia che dovesse sviluppare al proprio interno tutti i settori produttivi al completo. Un'economia di questo genere entrerebbe rapidamente in una fase di marcato regresso a livello economico, compreso anche un tracollo nel tenore di vita della popolazione. Quindi, in ultima analisi, questa visione propria della corrente che si rifà a Mélenchon porterebbe in un vicolo cieco. E non è un caso che queste idee di politica economica di Mélenchon si accompagnino a una ripresa e ad uno sdoganamento del nazionalismo nella sinistra radicale. Alle elezioni presidenziali del 2017, quando Mélenchon colse un risultato straordinario, quasi il 20%, a un dato momento l'organizzazione della campagna elettorale distribuiva soltanto bandiere tricolori francesi durante i comizi. E questo ha poi portato a alcune formulazioni ancora più estreme, molto accomodanti verso i crimini e i saccheggi dell'imperialismo francese in Africa e non solo. Perché non bisogna dimenticare, infine, che e questo lo fanno sia sovranisti che europeisti di sinistra, che l'Unione Europea è un club di capitalisti, ma è anche un club di capitalisti che sono dediti allo sfruttamento collettivo dei paesi ex coloniali. E l'attuale modalità di sfruttamento di quei paesi non è meno rapace del saccheggio aperto delle colonie che avveniva in passato sulla base del dominio militare diretto. Anzi, si può pure dire che in linea generale le stesse vecchie colonie nell'Africa, nell'Asia, nei Caraibi sono prosciugate dalle stesse vecchie sanguisughe colonialiste di un tempo. L'unica differenza è che oggi questo furto è effettivamente legalizzato dal meccanismo dello scambio commerciale e dal sistema, come dire, di strozzinaggio del debito e dei prestiti che sono erogati dalle istituzioni finanziarie internazionali. E questa idea di Europa fortezza è stata sin dall'inizio presente nella Costituzione dell'Unione Europea, trattato di Schengen, chiusura anche alla libera circolazione, soprattutto chiusura all'immigrazione da parte di quei milioni di persone che provengono dai paesi più devastati dal capitalismo. Cosa ha prodotto tutto questo? A proposito anche dei valori cosiddetti umanitari che pretende di avere l'Unione Europea, che negli ultimi 15 anni, secondo Amnesty International, sono almeno 30.000 gli uomini, le donne e i bambini che hanno perso la vita annegando nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere le coste europee. Il dato probabilmente nella realtà è anche superiore. Ogni anno, tra l'altro, il numero delle vittime è in aumento e molti altri scompaiono sulla strada per arrivare in Africa settentrionale a prendere i barconi, quindi nella strada attraverso il deserto, o sono schiavizzati da trafficanti di esseri umani in Libia che li catturano per farli lavorare. Le donne sono sistematicamente stuprate o costrette alla prostituzione e tutti, uomini, donne e bambini, vengono picchiati e brutalizzati sotto lo sguardo indifferente e talora complice dell'Unione Europea. Unione Europea i cui governi invece sono ben attenti nel parlare della regolazione dei flussi migratori e come dire, utilizzano parole
di circostanza per parlare di una lotta contro i contrabbandieri di esseri umani che in realtà non hanno mai fatto né mai faranno, perché la realtà per quegli immigrati che cercano di arrivare in Europa e conquistarsi un briciolo di futuro, la realtà sono repressione sempre più dura, controlli di frontiera più asfissianti e sfruttamento, come vediamo anche in questi giorni sotto le luci dell'attualità dei lavoratori agricoli nei campi italiani. Infine, l'Unione Europea non corona tutta questa bella politica democratica facendo pervenire da anni un flusso ingente di miliardi di euro e di risorse verso le autorità turche, libiche, marocchine e di altri paesi per creare delle vere e proprie carceri per i migrati prima che osino entrare in Europa. Quindi dobbiamo sapere arrivare al punto e sintetizzare un'analisi. L'Unione Europea non è altro che un club di capitalisti, è un'unione doganale più o meno riuscita, ma comunque creata per promuovere e tutelare gli interessi delle grandi imprese e del capitale finanziario europeo. Non ha nulla in comune con gli interessi della classe lavoratrice e degli sfruttati. Questo è il nostro punto di partenza e dunque la nostra opposizione all'Unione Europea è internazionalista e della stessa opposizione al capitalismo in generale. E la nostra politica si basa su una completa indipendenza di classe rispetto a questo quadro che vogliamo combattere e distruggere. Lo sviluppo tecnologico, scientifico, lo sviluppo dei mezzi di comunicazione e di trasporto rende necessario e razionale abbattere, oltre alla proprietà privata dei mezzi di produzione, anche le frontiere nazionali. Su questo dobbiamo essere chiari. Da un punto di vista storico, le frontiere nazionali, per esempio quelle che segmentano l'Unione Europea, sono diventate obsolete come lo era nell'Ottocento la divisione dell'Italia e della Germania fino alla loro unificazione in decine di stati, staterelli, con sistemi, talora con decine di sistemi differenti di pesi, misura e moneta. Lo Stato nazionale è uno dei due ostacoli allo sviluppo ulteriore dell'umanità. Nel discorso già menzionato del 26, Trotsky affermò che la rivoluzione proletaria significa l'unificazione dell'Europa. Credo che sia chiaro che cosa questo voglia dire. E lui poi aggiunse che, a prescindere dal paese nel quale fosse scoppiata la prima rivoluzione e a prescindere dal ritmo storico dello sviluppo dell'estensione del processo rivoluzionario in Europa, l'unificazione economica dell'Europa era la prima condizione necessaria per la sua ricostruzione socialista. Noi non ci opponiamo all'Unione Europea capitalista in nome di un ritorno antistorico e reazionario a vecchie patrie di cui non sentiamo nessuna nostalgia. La nostra prospettiva è quella, quasi cent'anni dalle parole di Trotsky, è quella sempre quella dell'Unione socialista dell'Europa. È questa per noi la soluzione per arrivare ad un futuro migliore. Soltanto con l'esproprio delle ricchezze accumulate in modo parassitario dalla borghesia e soltanto con l'utilizzo delle risorse e della tecnologia esistente in base ad una pianificazione basata sui bisogni reali e della popolazione e sul controllo dei lavoratori, soltanto così potremo trovare una via d'uscita all'impasse, alla crisi che sta conoscendo l'Europa e il mondo intero. Abbasso l'Unione Europea, viva gli Stati Uniti Socialisti d'Europa. Grazie Francesco.
grazie per questa ottima introduzione. Io ho già qualche compagno, qualche compagna segnati, c'è ancora spazio, però abbiamo adesso circa 70 minuti di tempo per la discussione. Iniziamo con Filippo Boni e chiedo chi ha intenzione di fare delle domande, di fare un intervento, di segnarsi durante l'intervento di questi due compagni. Ecco, siccome abbiamo iniziato un pochino in ritardo, ma comunque abbiamo un po' di tempo a disposizione e non ho tantissimi iscritti a parlare in questo momento, penso che i compagni possano parlare anche 7 minuti. Ok. Mi senti, Paolo? Perfettamente, a te la parola. C'hai 7 minuti. Grazie, grazie. Intanto, prima di tutto, ringrazio Francesco per l'introduzione molto ricca di informazioni e di elementi su cui costruire un dibattito. Penso che questo tema che abbiamo al centro della nostra discussione oggi sull'Unione Europea sia particolarmente all'ordine del giorno, particolarmente importante, e sappiamo tutti che è un tema cardine del dibattito politico attuale e tutte le forze politiche sono chiamate oggi ad esprimersi su questo tema, a esprimersi appunto sull'Unione Europea. Chi non si esprime su questo rischia di rimanere tagliato fuori dal dibattito o di non avere un concreto programma da presentare. Io credo che quando parliamo di Unione Europea oggi sia interessante anche vedere gli ultimi dati, cioè alcuni dati degli ultimi anni. Uno dei più eloquenti, secondo me, è quello delle ultime elezioni europee dell'anno, esattamente un anno fa. Erano usciti svariati dati su cui abbiamo riflettuto. Uno di questi il fattore Brexit che aveva influenzato quegli esiti. Un altro era stato il fattore Greta, quindi insomma le lotte giovanili per l'ambiente che si sono fatte sentire nell'esito in qualche modo. E un altro elemento, secondo me quello più importante anche per la discussione oggi, è la crisi però in realtà della sinistra, cioè appunto la crisi verticale che ha visto la sinistra indebolirsi negli esiti di quelle elezioni. Tutta una serie di forze politiche che già citava Francesco, Syriza, Podemos, Front Insoumise, forze che erano cresciute soprattutto in seguito alla crisi del 2008-2009, a lotte che erano in Europa, si erano viste in quegli anni, pur godendo di un sostegno di massa di giovani lavoratori, nelle scorse elezioni europee hanno visto invece un declino, soprattutto Front Insoumise, che ha raggiunto un misero 6%, come ricordava Francesco, alle presidenziali francesi dell'anno prima aveva preso il 18%, quindi praticamente due terzi in meno rispetto all'anno precedente. E io penso che questa debolezza di queste forze, l'indebolimento elettorale sia frutto di un'incapacità delle forze politiche della sinistra, sia riformista, sia sovranista, di esprimersi chiaramente su quello che è l'elemento cardine della discussione e che noi oggi qui abbiamo al centro, cioè appunto mettere in discussione il sistema economico capitalista in sé. Certo, France Insoumise, per esempio, ma in generale il sovranismo di sinistra, l'approccio sovranista di sinistra, mi riferisco a Mélenchon per una ragione di importanza nel dibattito europeo, di centralità, pur partendo certo da una valutazione di fondo molto severa verso le istituzioni dell'Unione Europea, le forze sovraniste di sinistra, si è analizzate in profondità, però questo diceva anche Francesco, non ci presentano nessuna ricetta in realtà realmente di vera rottura o realmente anticapitalista. Abbiamo visto che queste forze negli ultimi anni si sono servite di un lessico di tradizione populista, cioè appunto termini come popolo, che lo stesso Mélenchon più volte ha detto essere una categoria oggi più valida nella lotta ai monopoli rispetto addirittura a quella che invece per noi è centrale, quella di classe lavoratrice marxiana. Termini come nazione. Quindi anche nei dibattiti molto spesso i sovranisti di sinistra hanno richiamato dei temi che tradizionalmente erano cari alla destra.
il capitalismo di Stato, le misure protezionistiche, posizioni anche spesso reazionarie sul tema delle migrazioni. Sono tutti dei punti che, sebbene certo ammantati da una retorica socialisteggiante, presentati come misure per divincolarsi dal capitalismo finanziario, però in realtà non sono, no? Sono degli ostacoli alla messa in discussione più concreta del capitalismo. Una critica sacrosanta ai poteri forti non si deve appunto esimere da dichiarare che la società è divisa in classi. Parlare di un popolo cui appartiene la sovranità in maniera molto generica significa nascondere o non dichiarare che la società umana è divisa in classi sotto il capitalismo. I sovranisti non mettono, neanche quelli di sinistra, al centro i limiti insuperabili del capitalismo e dello Stato-nazione borghese, e provano invece a formulare delle proposte confuse. Mélenchon, nel suo ampio programma, parlava del piano B prima Francesco, parlava di proposte di uscita dall'euro concertate di tutti i paesi del sud Europa, parlava di limitazioni del mercato, parlava di creazione di monete compensative virtuali, di rifiuto parziale del debito pubblico, di nazionalizzazione di alcuni settori bancari. Tuttavia sull'UE è chiaro che non esprimono, neanche questo settore a sinistra non esprime una lettura di classe. Il loro nemico è, quello che dichiarano nemico, è la dittatura delle banche e della finanza, e quindi parlano di esigenza di rompere con i trattati, ma il loro approccio proprio programmatico è quello di o cambiamo l'Unione Europea o ne usciamo. Insomma, la loro idea, la loro esigenza è quella di gestire diversamente il capitalismo, senza una concreta proposta di rottura. La domanda che secondo me è essenziale farci davanti appunto delle proposte che hanno anche, sì, certo, un lessico, una fraseologia radicale, come quelle di Mélenchon, dei sovranisti di sinistra più in generale. La domanda che bisogna porsi, penso sia, cioè, senza fare una spietata critica al capitalismo e un concreto programma che metta al centro i lavoratori e il ruolo della classe lavoratrice, quanto può essere progressista il semplice cambio di una moneta o il semplice sganciarsi da vincoli finanziari sovrastatali associato al ripiegamento nelle barriere dei limitati stati nazionali? E questo, secondo me, è ancora più che mai chiaro come un limite in questo momento di pandemia, in cui appunto i limiti dello Stato-Nazione stanno cristallizzando ancora di più. Quello che fanno spesso i sovranisti di sinistra, in qualche modo, è ricadere poi in una tendenza a osannare la sovranità popolare, appunto, no? Che poi è scendere in un terreno idealista, cioè appunto contrapporre una sovranità dei mercati a una sovranità popolare. In realtà porta poi a osannare, appunto a esaltare la democrazia borghese dei vari singoli stati nazionali, e come se questa da sola potesse appunto essere la ricetta per superare le diseguaglianze in un sistema come quello capitalista che si nutre di diseguaglianze. Io vado concludendo dicendo, perché non voglio prendere poi altro tempo, però dicendo che penso che l'esperienza di Tsipras, che citava anche prima Francesco, biasimata tra l'altro dallo stesso Mélenchon, da alcuni settori del sovranismo di sinistra, ci abbia insegnato chiaramente che senza una prospettiva concretamente anticapitalista, qualsiasi rivendicazione, anche quelle che apparentemente possono sembrare le più sfidanti, le più progressiste, vengono fagocitate dal sistema stesso se non si pongono appunto in una posizione di rottura. E a noi spetta dire a chiare parole, in questo momento in cui la crisi dell'Unione Europea e la sua inefficacia è più che mai cristallina, che un'alternativa compatibile con il sistema capitalista, o anche un'isola felice all'interno del sistema stesso, come ci presentano in qualche modo i sovranisti, non può esistere proprio per la natura di classe del capitalismo stesso. Quello che noi dobbiamo mettere al centro è invece una prospettiva rivoluzionaria, e che sottolinei ancora di più, appunto ribadisco, in questa fase di palese contraddizioni, senza mezzi termini, i limiti del capitalismo in sé, sia nelle misere barriere nazionali, sia nelle istituzioni europee, che oggi più che mai si capiscono essere irriformabili. E chiudo qui perché non voglio prendere altro tempo al dibattito, e penso che i compagni abbiano tanto da aggiungere. Grazie Filippo. Adesso c'è Vittorio Polizzi e poi si prepara Luigi Piscitelli. Chiedo a chi ha intenzione di intervenire, anche solo per fare domande, di
chiedermi la parola durante l'intervento di Vittorio, grazie. Vai, aspetta, vai pure Vittorio. Sentite? Ti sentiamo. Bene, perfetto. Allora, io parlo sempre, diciamo, della alternativa all'Unione Europea, che alla fine l'alternativa o sovranista di destra o sovranista di sinistra, e ne parlo in particolare sotto l'aspetto delle politiche monetarie che questi settori politici, come dire, offrono come alternativa all'Unione Europea. In certo senso, sia la destra sovranista che la destra sovranista hanno in comune alcuni organizzazioni in comune, l'idea che il problema sia l'euro, quindi sia il fatto che i vari stati dell'Unione Europea non abbiano una sovranità monetaria, quindi sovranità monetaria si intende la possibilità di poter regolare di per sé la quantità di moneta sul mercato e anche di poter regolare di per sé i tassi di interesse alla quale questa moneta si presta. E conseguentemente da questa rigidità proviene il fatto che l'euro, essendo controllato dalle potenze centrali d'Europa, è tarato come valuta, diciamo, alla fine sugli interessi di quei blocchi economici e non sugli interessi di tutti. Quindi la sovranità monetaria è un strumento attraverso il quale si può mettere meglio appunto le condizioni economiche con cui partecipare in vari capitali. Per la destra questo vuol dire la gloria nazionale, tutto quello che pensano loro. Per la sinistra, sovranista, questo vuol dire la possibilità di fare delle politiche. Vittorio, scusa se ti interrompo, si sente un po' lontano e un pochino disturbato. Volevo chiedere se puoi avvicinare il microfono e eventualmente anche provare a parlare senza video, perché magari questo potrebbe migliorare la qualità. Come va? Ecco, andiamo molto meglio. Sì, decisamente. Stavo usando un'altra cosa per il microfono, è per quello, scusate. Vabbè, spero sia sentito. Sì, puoi riprendere il discorso anche un pochino più prima di quello che stavi dicendo. Okay. Niente, semplicemente stavo dicendo la sovranità monetaria e la possibilità di potersi regolare, diciamo, alcune variabili macroeconomiche di modo che poi si possa fare per la destra la grandezza nazionale e per la sinistra delle politiche redistributive. Infatti molto spesso la sinistra sovranista tende ad avere anche delle tendenze keynesiane, cioè di spesa pubblica, eccetera. Allora, in particolare, il teorico di riferimento di quest'ala è questo signore qui, Alberto Bagnai, di cui io un tempo ero fan delle sue teorie, e per questo, diciamo, posso sviscerare da dentro, e in particolare il vantaggio che la valuta nazionale darebbe ai vari stati è quello là della possibilità di poter fare, secondo questo signore, le svalutazioni competitive. Cos'è una svalutazione competitiva? Semplicemente quando attraverso la modifica dell'offerta di moneta si abbassa il valore della propria moneta nei confronti delle altre. E questo fa di modo che i prezzi delle merci di una nazione diventino più economiche per gli altri paesi. E quindi automaticamente dovrebbe aumentare le esportazioni e con le esportazioni aumentare la produzione e quindi con la produzione favorire l'occupazione, favorire la crescita dei salari, insomma, una manna dal cielo, diciamo, un trucchetto facile con cui, diciamo, garantire crescita e occupazione. E questa, diciamo, visione di come funzionano le politiche monetarie si scontra con diverse criticità. Innanzitutto che queste politiche monetarie possono andare bene principalmente per le regioni del paese con una vocazione forte vocazione esportare, ad esempio il nord del paese. Invece le altre parti d'Italia, a partire dal meridione, tende a avere un mercato più orientato, cioè ad una produzione più orientata nazionalmente, quindi non è direttamente coinvolta in questa nei suoi benefici. In un secondo momento, cioè in un secondo aspetto, sottovaluto il fatto che in un capitalismo moderno è talmente intrecciata l'economia nazionale con quella delle altre che tutto all'interno della produzione capitalista di oggi dipende anche da filiere internazionali, da scambi internazionali. Per dire, se vuoi costruire una macchina in Italia hai bisogno di far venire pezzi da tutto il mondo, di farlo con elettricità prodotta in Arabia Saudita col petrolio e via dicendo. Conseguentemente queste svalutazioni porterebbero poi a un aumento dei prezzi
delle materie importate e quindi anche un aumento dei prezzi generale della produzione nazionale e quindi anche all'inflazione. E poi si dimenticano questi teorici sia della destra che della sinistra che il salario tutto sommato non è che lo determina la crescita economica, ma lo determina la lotta di classe, cioè quanto poi alla fine, andando a vedere uno scontro col padrone, ci si riesce a mangiare di profitti che fa, perché anche quando i padroni fanno i profitti di sicuro non vanno a redistribuirli. E quindi questa è una prima criticità. Un'altra un'altra teoria dei sovranisti è quella là che regolando in maniera diversa la moneta si potrebbe far smettere i capitali stranieri di venire nel paese, aggredirlo, diciamo spogliarlo di tutte le sue aziende, dei suoi orgogli nazionali. Fa tutto un paragrafo su come gli dispiace che la Ducati sia stata comprata dai cinesi. Sostanzialmente perché attraverso la svalutazione della moneta si disincentiva l'investimento di capitali esteri nel paese. Il punto è che la disincentivazione dei capitali esteri nel paese si fa di modo che questi capitali non vengano, cioè vengano di meno a investire nel paese, ma allo stesso tempo fa anche sì che i capitali nazionali se ne fuggano all'estero e i capitalisti italiani non hanno nessun legame, diciamo, patriottico con il loro paese, per il quale poi alla fine dovrebbero supportare, diciamo, la crescita e il progetto di questi signori sovranisti. Abbiamo visto benissimo come fa il grande capitale italiano, ad esempio la Fiat piglia e se ne va all'estero, fa le sedi all'estero, si fonde con altre aziende di tutto il mondo. I padroni non hanno nazione e conseguentemente ci si scontra contro questo piccolo limite rispetto ai flussi di capitale. E diciamo che da un punto di vista strutturale, se ci sono paesi che sono riusciti a garantire una crescita economica, uno sviluppo attraverso i capitali esteri, penso alla Cina, penso al sud-est asiatico, penso all'India, non è tanto per dei giochini monetari, ma più che altro perché lì c'erano le condizioni giuste perché il capitale potesse essere ben remunerato, e cioè lo sfruttamento brutale del lavoro, la tassazione bassa e agevolata e i limiti ambientali inesistenti. In Italia, per poter provare a sfruttare questi capitali esteri senza far fuggire quelli nazionali, bisognerebbe ricorrere a questi strumenti, non alla moneta, bisognerebbe ricorrere all'abbassamento dei diritti del lavoro, altrimenti non ci sarebbe una vera attrattività del paese per i capitalisti, sia nazionali che esteri. E lo diceva già Francesco nella sua introduzione, che anche il debito pubblico poi diventerebbe un problema con una valuta propria. Infatti il problema del debito pubblico è che da qualcuno deve essere pure acquistato. Conseguentemente una valuta che si svaluti è una valuta che non invoglia i capitalisti stranieri a comprare il debito pubblico, perché se mi compro un titolo italiano a 100 dollari e mi vengono corrisposte 100 lire, poi alla fine della storia le mie 100 lire mi valgono meno di quanto le avevo di quando le avevo cambiate originariamente, non mi conviene investire in quel paese neanche nel debito pubblico. Conseguentemente ci sarebbe un problema di come concretamente finanziare lo Stato e ripagare il debito. L'unico modo a quel punto sarebbe alzare i tassi di interesse sui debiti pubblici, e sappiamo in che situazione stanno le casse dello Stato. Mo noi, quando usciremo da questa crisi del coronavirus, molto probabilmente ci dovremo andare a confrontare con una crisi del debito. Figuratevi se questa cosa si può fare con le ricette sovraniste. Diciamo che il concetto di base di sovranità monetaria è un concetto che va bene, diciamo, sulla carta, come appunto che ogni paese può controllare le variabili economiche che gli interessano, ma il problema è che poi nella realtà ogni paese è interdipendente dagli altri e ne subisce anche l'influenza. Ad esempio, faccio un caso: la Turchia e l'Argentina sono due paesi che hanno la sovranità monetaria. Dovrebbero quindi essere due paesi che fanno quello che vogliono, si sviluppano e appunto hanno tutte le possibilità
di potersi gestire l'economia. E il problema è che questo autunno la Banca Centrale Statunitense ha alzato i propri tassi di interesse per attirare capitali esteri, e quello che è successo è che i capitali da questi paesi sono fuggiti dalla Turchia all'Argentina verso gli Stati Uniti, hanno causato in Turchia una frenata brusca della crescita economica che si è dovuta, che in tutt'oggi il governo turco sta cercando di riprendere attraverso un piano di stimoli, eccetera. In Argentina questo ha creato quasi una crisi del debito pubblico, che ora infatti si stanno contrattando con il Fondo Monetario Internazionale. E diciamo, questi paesi sono dei paesi sovrani dal punto di vista monetario, eppure in un mondo dove dire, i capitali sono controllati alla fine dalle forze private del mercato, i grandi capitali, quelli seri, la sovranità monetaria è un concetto che non esiste veramente. Appunto, uno Stato come gli Stati Uniti può fare questa mossa e mettere in difficoltà un sacco di paesi, grandi gruppi finanziari possono decidere di speculare contro diversi paesi, e nei paesi che hanno delle basi monetarie piccole, come ad esempio l'Italia, nel caso di un'uscita dall'euro, sarebbero molto esposte alle speculazioni finanziarie sarebbero molto esposte alle speculazioni finanziarie. E quindi diciamo che appunto col capitalismo e una moneta propria diciamo che non si va molto, molto avanti. E poi vabbè, noi ovviamente siamo dell'idea che l'Europa sia oggettivamente l'Europa e l'euro siano degli strumenti del dominio dell'imperialismo tedesco e francese, dipende. Cioè non è solo ovviamente dell'imperialismo tedesco, riuscire a essere più competitivi nei confronti delle altre economie europee e di trarne vantaggi. Il problema è che fuori dalla gabbia dove siamo chiusi con il leone tedesco non è che c'è appunto qualcosa di meglio per noi. Ci sta il recinto dei leoni con tutte le altre bestie dal capitalismo mondiale, e questo è una realtà dal quale i sovranisti non possono sfuggire. 10 minuti e niente, io ho finito. Grazie Vittorio. Adesso c'è Luigi Piscitelli e si prepara Claudio Bellotti. Io per il momento, dopo Claudio Bellotti, non ho più altri interventi segnati, quindi invito, se c'è qualcuno che vuole intervenire, di farlo entro l'intervento di Luigi, e anche per domande o chiarimenti. Grazie. Vai Luigi. Sì, ti devo togliere il microfono. Ok. Perfetto. Ciao. Grazie, ciao. Secondo me, quello che spiegava Francesco rispetto agli Stati Uniti era molto interessante nella genesi appunto dell'Unione Europea, in particolare rispetto allo scritto di Trotsky citato, e secondo me è altrettanto interessante fare anche una comparazione tra la genesi degli Stati Uniti e quella dell'Unione Europea. Due cose molto diverse. Appunto, gli Stati Uniti nascono come il frutto di una rivoluzione borghese che ha avuto un'importanza oltreoceano paragonabile alla rivoluzione francese nel vecchio continente. Dalla lotta contro lo schiavismo nascono in un contesto di guerra di indipendenza contro l'impero britannico e con l'obiettivo di abbattere le barriere doganali per lo sviluppo delle forze produttive. E tanto è vero che nel 1865 Marx invia anche dalle fila della Prima Internazionale invia una lettera per congratularsi con Abraham Lincoln per tutta una serie di elementi progressisti della sua politica. E poco tempo dopo, nel 1867, non avrà la stessa opinione, per esempio, lui e i comunisti della Prima Internazionale, che ovviamente non c'erano solo i comunisti nella Prima Internazionale, non avevano la stessa opinione della parola d'ordine degli Stati Uniti d'Europa,
che per la prima volta sarà avanzata dalla Lega della Pace di Ginevra, che aveva come principale obiettivo quella del disarmo e l'abolizione degli eserciti permanenti per evitare una guerra mondiale. E Marx già all'epoca spiegava che l'unico modo per garantire la pace nel vecchio continente non era abolire gli eserciti, ma abolire la proprietà privata dei mezzi di produzione. Un'altra cosa secondo me molto interessante che spiegava Francesco è che l'Unione Europea non è uno Stato, non è mai stato uno Stato e non sarà mai uno Stato, per le ragioni materiali che ha spiegato benissimo. Però io mi permetto di aggiungere, criticando anche un po' gli esperti storici delle istituzioni europee, i politologi, che l'Unione Europea è lontano dall'essere anche uno Stato sovranazionale, come ci viene presentato, perché appunto non ha un esercito comune, non ha un Parlamento realmente politico e ovviamente non ha una vera politica economica unitaria, come lo abbiamo visto durante la crisi sanitaria. Ma come diceva giustamente Francesco, è un patto reazionario tra stati nazionali con interessi divergenti. Il problema principale del sovranismo di matrice neostalinista è proprio questo, perché loro tentano di utilizzare il principio di autodeterminazione dei popoli. Francesco evocavano questa interpretazione della lotta all'Unione Europea come guerra di liberazione nazionale, non c'entra assolutamente nulla, proprio per questa ragione qui. E però è interessante seguire da vicino queste correnti, perché cominciano comunque a prendere un po' di terreno, in particolare io penso alla Francia, che comunque all'interno della CGT certe posizioni cominciano a guadagnare terreno, in particolare se consideriamo le federazioni che hanno aderito alla federazione sindacale mondiale. Però c'è da dire una cosa, che comunque il manifesto di Ventotene, di Rossi e di Spinelli, che rappresenta un po', diciamo, la corrente federalista di sinistra in Europa, non ha avuto nessun ruolo nella genesi dell'Unione Europea. La CEGA, il Trattato di Roma, i trattati successivi, il Trattato di Maastricht, non hanno nessuna traccia di quella corrente lì, perché non aveva basi materiali. La corrente che ha vinto nella creazione dell'Unione Europea è quella dei funzionalisti, cioè quella dei liberisti. Schuman, Jean Monnet, e gli altri. Ed era l'unica corrente che poteva vincere nell'ambito delle compatibilità del capitalismo. Ora, è una questione centrale per i marxisti oggi, soprattutto nella fase della crisi sanitaria, avere, come diceva Francesco, una posizione indipendente dal punto di vista di classe. Una domanda che secondo me i giovani, i lavoratori che incontreremo nella prossima fase potrebbero farci è: ma come si declina concretamente la parola d'ordine degli Stati Uniti Socialisti d'Europa? Fateci un esempio. È chiaro che il primo step di una cosa del genere, su questo bisogna essere, come dire, per ricitare ancora, come ha fatto Francesco, il manifesto, no? Cioè, il carattere internazionale della rivoluzione del manifesto è chiara, però è anche chiaro quando Marx dice, ovviamente la rivoluzione da un paese dovrà partire. E quindi se domani, per fare fantapolitica, come frutto di un processo rivoluzionario, in un paese d'Europa nasce un governo dei lavoratori con un programma autenticamente anticapitalista, eccetera, ed è per forza di cose, l'applicazione di questo programma passerà per la rottura con l'Unione Europea. Questa cosa è inevitabile, a mio avviso. Ho ascoltato con molto interesse l'intervento di Francesco Merli ieri, avevo già letto delle cose dagli articoli della sezione britannica della TMI, però l'intervento di Francesco ha dato qualcosa in più, e giustamente quando descrive nell'ambito della campagna elettorale sulla Brexit i due campi, i due blocchi reazionari, del Leave e del Remain, io penso che lui abbia perfettamente ragione. E questa, diciamo, più che una riflessione, è una domanda anche che faccio a Francesco, perché mi piacerebbe sapere che cosa ne pensa. E a mio avviso, io penso che una delle ragioni per cui Corbyn è stato affossato alle ultime elezioni è sicuramente per il ruolo nefasto che ha avuto la campagna di denigrazione della lablerista, di tutta la borghesia nazionale contro di lui, però forse anche un po' sottovalutato l'elemento della Brexit,
nel dibattito politico che si è sviluppato nella società, perché comunque era diventato un dibattito di massa. Per citare anche la France Insoumise, Francesco giustamente citava il plan A e il plan B, a mio avviso una delle ragioni per cui alle ultime europee la France Insoumise ha preso il 6% è anche perché durante quella campagna elettorale, oltre a tutti i limiti, non ho il tempo di entrarci, non è anche oggetto di questa discussione, ma uno dei principali motivi è che c'erano candidati in quella lista che a un certo punto dicevano io sono per il plan A e altri dicevano io sono per il plan B e altri dicevano nessuno dei due, insomma. Molta, molta confusione. La verità è che i riformisti di sinistra e gli stalinisti non hanno una posizione chiara sull'Unione Europea per una semplice ragione, perché non hanno nessuna fiducia nella classe operaia e soprattutto non hanno nessuna prospettiva di controllo operaio e democratico sulla economia e sulla società. Penso che nella prossima fase saremo chiamati a dare delle risposte a molti giovani e a molti lavoratori che giustamente dopo la crisi sanitaria diranno questa Unione Europea fa parte integrante della barbarie che c'è nella società per l'applicazione delle sue politiche, o meglio per la non applicazione delle sue politiche che lasciano morire milioni di giovani e di lavoratori in questa società. Grazie Luigi. Adesso c'è Claudio Bellotti. Ciao Claudio. Io dopo Claudio in questo momento non ho nessun'altra richiesta di intervento, quindi chiedo a chi è indeciso di sciogliere la riserva entro intervento di Claudio, altrimenti poi darò la parola a Francesco per le conclusioni. Sono state anche un paio di domande sulla chat, oltre a quella che ha appena rivolto Luigi, e quindi darò la parola a Francesco per le conclusioni. Prego Claudio. Ok, grazie, sono stato liberato. Ora, io credo che innanzitutto sia giusto ritornare su un punto che... Mi sentite? Forte e chiaro. Ok, ritornare su un punto che ha sollevato Francesco nella relazione, però su cui dobbiamo insistere e anche spiegare perché non tutto magari si ricorda, e cioè sul ruolo che hanno avuto i trattati europei da Maastricht in poi e tutte le politiche volte a preparare il terreno all'euro e poi a mantenerlo sul piano sociale nel nostro paese, ma in realtà in tutti. Francesco ne ha citate alcune, però è bene ricordare anche dal punto di vista proprio della cronologia la prime grandi controriforme sul piano sociale in Italia si fanno tra il 92 e il 93 precisamente per preparare l'adesione e poi avere, come dire, la pagella in ordine per essere ammessi nel trattato di Maastricht. Parliamo dell'abolizione della scala mobile dei salari, del primo attacco serio al sistema pensionistico che inizia nel 94 e poi va avanti nel 95, di una campagna massiccia di privatizzazioni per cui l'Italia fu probabilmente il paese che fece il record di privatizzazioni tra Italia e Francia nei primi anni 90, in realtà erano già iniziate con l'Alfa Romeo alla fine degli anni 80, però parliamo di un paese che aveva le principali 5 banche in proprietà pubblica, quasi un 30% dell'economia industriale erano aziende in qualche modo controllate dallo Stato, viene quasi tutto privatizzato, compreso l'Ilva per esempio, di cui molto si è parlato in questi anni, le politiche di controriforma in scuola e università, su questo accennava anche Francesco, le politiche di autonomia e diciamo l'introduzione della logica di mercato all'interno del sistema dell'istruzione, delle pensioni e della sanità, di cui adesso paghiamo le conseguenze, e la necessità della precarizzazione selvaggia del mercato del lavoro. In generale il concetto della cosiddetta sussidiarietà, cioè che lo Stato non deve occuparsi di niente, deve lasciare tutto al privato e eventualmente occuparsi solo di quel poco che il privato non ha interesse a coprire, è un po' la logica che ha permeato questi 20-30 anni. E non è che la colpa è dell'Unione Europea, queste politiche come sappiamo sono state fatte quasi in tutto il mondo, però l'Unione Europea
per quel che ci riguarda, ne è stato lo strumento principale, come ben spiegava anche, anche Francesco nella sua relazione. La controparte di questo, il contrattare, era l'idea che in uno spazio economico più grande e più potente si potesse ricreare diciamo quei margini economici per fare una politica di riforme. Per circa 20-30 anni la cantilena, soprattutto dei burocrati sindacali, di fronte a ogni problema, ma questo è un problema che va affrontato a livello europeo, parlo di problemi occupazionali, crisi industriale, problemi salariali e via di seguito. C'è un altro aspetto che vorrei richiamare, anche questo ne accennava Francesco, la ideologia, diciamo, dell'europeismo borghese, dell'integrazione capitalistica dell'Europa, è stato uno strumento forte per attirare, diciamo, e permeare organizzazioni della sinistra. In Italia è stato per esempio chiarissimo col Partito Comunista Italiano, già dagli anni 70 del secolo scorso, che diciamo, si allontanavano dall'influenza sovietica, che era sempre più debole, ma diciamo, non si allontanavano dallo stalinismo per andare su posizioni rivoluzionarie di democrazia operaia, ma si allontanavano per andare verso un riformismo più classico. E il Partito Comunista Italiano, che aveva votato contro sistematicamente i principali trattati storicamente istitutivi della Comunità Economica Europea, negli anni 70 cambia posizione, addirittura arrivando anche a candidare nelle proprie liste figure come Altiero Spinelli, che prima si ricordava, o altri che erano chiaramente identificati con questa politica. E questo, diciamo, si vedono gli effetti adesso. Io, anche richiamandomi a quello che accennava adesso Luigi, penso che sul piano economico è stato già detto molto. Sul piano politico, se dovessi riassumerlo in una frase, lo direi così: i riformisti sono confusi sulla questione dell'Unione Europea, perché sono confusi in generale sulla questione dello Stato, perché alla fine il riformismo sul piano politico cosa ti dice? Che lo Stato è un'entità neutrale che tu puoi indirizzare in un interesse di classe o in un altro. E sul piano internazionale ti dicono che l'Unione Europea sì, non va bene, è brutta, è liberista e fa la politica di austerità, ma potrebbe essere orientata in una direzione diversa. Questo è importante richiamarlo adesso, perché? Perché adesso si apre, con la questione della pandemia, una nuova, diciamo, un nuovo capitolo in questo scontro fortissimo che c'è già dalla crisi del 2008, su come gestire le crescenti e ingestibili in realtà contraddizioni economiche che derivano da diciamo, queste diverse spinte che ci sono nel capitalismo nel continente. Perché? Perché chiaramente con la pandemia tutti gli stati devono spendere cifre enormi, anche Conte, diciamo, ovviamente 9 volte su 10 quando parla che dice spenderemo qua, spenderemo là, dice balle, poi quei soldi non ci sono, però devono tirar fuori decine di miliardi per sostenere le imprese, le banche e per garantire finché possono quel minimo di pace sociale, cioè dare una qualche forma di sopravvivenza, perché di più non è, a milioni di persone che stanno perdendo il lavoro. Questo enorme nuovo debito, ne parlavamo anche sabato scorso, sì, la Banca Centrale Europea ha detto che garantirà, che aumenterà la quantità di moneta in circolazione, che comprerà tutti i titoli che c'è da comprare, però è chiaro che a un certo punto deve essere ripagato. E questo è lo scontro di cui si parla proprio in questi giorni, credo che il 28 ci sarà la riunione della Commissione Europea, sulla famosa questione del Recovery Fund, cioè al di là dei soldi spesi per l'emergenza, da dove prendere e come finanziare la ripresa economica in Europa e impedire letteralmente che il capitalismo crolli in questo continente. E questo è lo scontro. Qui non è la questione solamente, come scrivono i giornali, dei rigoristi contro gli spendaccioni, anche perché se guardiamo le cifre, l'Italia, che viene considerata il paese spendaccione, negli ultimi 19 anni ha fatto un bilancio attivo dello Stato. Il passivo viene solamente se si mettono gli interessi pagati alle banche sul debito pubblico, e questi interessi in questo momento sono superiori ai 60 miliardi all'anno, sono avvicinati ai 65, negli anni peggiori arrivavano anche a 80. Per cui quando si dice non ci sono 2, 3, 4 miliardi per questo, ricordiamoci che ogni anno se ne danno circa 60 a banche finanziarie, in piccola parte a risparmiatori, ma meno di un quarto, di interessi sul debito.
E la parola, il concetto su cui si stanno scontrando è proprio quello se in qualche misura si possa andare a socializzare questo debito, perché fino adesso la regola, scritta e non scritta, è stata il debito pubblico è il problema di ogni singolo Stato. Però è chiaro che quando il problema diventa così cospicuo, inevitabilmente diventa un problema di tutti, perché se l'Italia non riesce più a pagare il suo debito, fa crollare l'euro, perché qui non parliamo della Grecia, che è un piccolo paese, parliamo di un'economia che può condizionare l'insieme dell'Unione Europea. Su questo si sta giocando lo scontro, su questo in particolare si sta giocando lo scontro in Germania, perché è chiaro che la parola della Merkel, del governo tedesco, è importante in questo, ed è venuta fuori questa proposta franco-tedesca di emettere qualche piccola quantità di debito, non a nome di questo o quello Stato, ma a nome delle istituzioni comunitarie dell'Unione Europea. Il problema è che questo o sarà una cosa insignificante dal punto quantitativo, di vista quantitativo, oppure creerà nuove e complicatissime tensioni per gestirlo. Una cifra la voglio dare perché è importante. Quando si dice che questi investimenti o questo nuovo debito verrà garantito dal bilancio dell'Unione Europea, questo bilancio ammonta a poco più dell'1% del prodotto interno lordo dell'Unione. Dunque è un bilancio ridicolo, rispetto, si dice 1.000 miliardi, sembra una cifra enorme, ma poi ti rendi conto che sono 1.000 miliardi in 7 anni spalmati sull'intero continente europeo, non sono affatto le cifre enormi che si vogliono far credere. E questa cifra, questo 1%, dimostra fino a che punto questa integrazione economica e politica sia fittizia, come diceva Francesco anche prima. Io volevo finire su un concetto che forse era stato anche sollevato in chat, cioè come intendiamo noi un processo di rottura o di questa unione e di creazione di qualcosa di differente. È chiaro che se noi dovessimo riassumere in tre concetti la differenza tra quello che noi proponiamo e quello che è l'attuale Unione Europea, credo che potremmo riassumere il concetto di democratica, volontaria e socialista. E in questo non inventiamo niente, ci richiamiamo all'esperienza della rivoluzione russa, perché la rivoluzione russa creò una federazione, che era appunto l'URSS, da un impero, perché la Russia era uno stato multinazionale in cui c'erano moltissime nazionalità e si voleva che ciascuno avesse il suo stato, e però questi fossero federati, ma anche in una prospettiva internazionale. L'idea che c'era era che se quelle rivoluzioni che ci furono dopo la rivoluzione d'ottobre, per esempio la rivoluzione ungherese del 19 o quella in Baviera sempre nel 19, o la rivoluzione tedesca in altri paesi, si fossero consolidate, questi paesi avrebbero potuto volontariamente e liberamente, federarsi con l'Unione Sovietica o anche confederarsi, cioè una forma di legame meno stringente, proprio per rispettare la gradualità e la volontà dei popoli in questo processo. Io credo che questo è quello che noi dobbiamo avere in mente quando parliamo di costruzione di un'Europa socialista, cioè un'unione nella quale ovviamente esistano le basi economiche comuni, cioè un'economia in cui i grandi mezzi di produzione siano in mano al pubblico, che sia volontario, cioè che ci entrano quei paesi e quei popoli che decidono di entrarci, cosa che non è mai successo per l'Unione Europea, e che sia democratica, sia nel funzionamento, sia nella possibilità anche di separarsene, cosa che, come abbiamo visto col caso della Brexit, è tutt'altro che scontata e garantita in questa unione. E finisco. Grazie Claudio. Allora, adesso, prima di dare la parola a Francesco Gigliani, volevo ricordarvi gli appuntamenti che continuiamo a mettere in campo. Anzitutto, lunedì prossimo c'è l'intervista a Giuseppe Letizia, direttamente da Santa Cruz in Bolivia, sulla questione politica boliviana, dalla rivoluzione al golpe di Anez. Mentre per quanto riguarda i video del venerdì, vorrei ricordarvi che dopo il video trasmesso venerdì scorso con Francesco Merli
sul il fallimento della politica di Boris Johnson e quali prospettive per la sinistra della Gran Bretagna. Il prossimo video del venerdì sarà dedicato al Brasile, alla politica di Bolsonaro che sta trascinando il Brasile nel baratro, e un Brasile che però abbiamo visto già prima della pandemia una mobilitazione prima dei giovani e poi dei lavoratori contro le politiche di Bolsonaro. Ecco, tutto questo ci sarà spiegato da Emanuele Nidi. Vorrei ricordare a tutti che però forse i miei video non si sono visti, quindi adesso ve li faccio vedere di nuovo. Eccoli qua. Allora, queste sono le interviste. Intervista con Giuseppe Letizia lunedì prossimo alle 18.30, mentre questo sono la nostra locandina per quanto riguarda i video del venerdì 29 maggio, il Brasile trascinato nell'abisso, fora Bolsonaro. Poi volevo ricordarvi che vi è stato inviato un modulo di valutazione del seminario e vi chiediamo di compilarlo e restituircelo, e come avete visto continuiamo a fare l'appello ad aderire a Sinistra Classe Rivoluzione. In questo momento noi stiamo distribuendo questo opuscolo che abbiamo suggerito per la discussione di oggi, La lotta contro l'Unione Europea e la confusione a sinistra, di Claudio Bellotti. E mentre appunto settimana prossima uscirà il nuovo numero di Rivoluzione, il numero 69. Senza tergiversare oltre, a questo punto io do la parola a Francesco. Dov'è Francesco? Francesco, aspetta che ti do la parola. Eccoti qua. Perché non riesco a... Ok. Ci ha siamo. Messo anche il video, perfetto. Ciao Francesco, a te le conclusioni. Ok, bene, grazie per gli interventi e le domande che hanno arricchito questa nostra iniziativa. Per quello che riguarda le domande, parto da Daniela. Come cambiare l'articolo 1 della nostra Costituzione? Il punto secondo me lì riguarda che cosa noi intendiamo per sovranità popolare. Ora, nell'articolo 1 si dice che la sovranità popolare appartiene al popolo, e questo è un po' un ripetere la stessa cosa due volte. Io aggiungerei un concetto che è fondamentale, ovvero che in una società basata su rapporti di produzione capitalistici, al di là di quello che viene scritto nella Costituzione politica di quel dato paese, la sovranità appartiene a chi detiene i mezzi di produzione e di scambio. Questo è un punto a cui noi ci richiamiamo senza alcuna originalità, ma che ci riporta, ci fa risalire direttamente a Marx ed Engels, che nulla ha modificato di una virgola. Ci può essere la Costituzione più bella del mondo, si possono usare termini socialisti in una Costituzione di uno Stato borghese, la si può spruzzare con una fraseologia molto radicale anche, questo in parte è il caso dell'Italia e ciò lo si deve al clima politico che c'era in Italia tra il 45 e il 48, ma ciò non cambia in niente il fatto che la sovranità popolare esercitata tramite il parlamentarismo è una illusione e un inganno rispetto al potere reale detenuto dal capitale finanziario, che lo esercita in mille modi,
tra cui, visto che siamo in Italia e il gruppo Fiat, o come diavolo si chiama adesso, ha acquisito anche Repubblica, ecco, quello è uno dei modi attraverso i quali il grande capitale esercita, declina appunto la sua sovranità reale. Quindi se noi dovessimo cambiare l'articolo 1 della Costituzione, credo che lo sostituiremmo con un articolo, ma con un decreto avente forza di legge, che espropria la borghesia di tutti i suoi principali, di tutti i suoi mezzi di produzione e di scambio, e li trasforma in proprietà nazionalizzata, in proprietà sociale appartenente ai lavoratori, e gestita, e fa dei consigli di lavoratori su ogni luogo di lavoro, fabbrica, officina o ufficio che sia, le cellule del nuovo potere socialista, della nuova società che poi ha tra i suoi obiettivi quello dell'abolizione della divisione in classi e anche dello Stato. Quindi rispondo ribaltando in qualche modo la questione: per conquistare la sovranità bisogna conquistare il controllo delle risorse economiche e strapparlo alla classe dominante. Seconda questione: come convincere i proletari che oggi, per esempio, votano Lega. Ora, non saremo solo noi con la nostra propaganda a convincerli, questo deve essere un punto d'inizio, perché Marx scriveva che la coscienza sociale, in ultima analisi, è determinata dall'essere sociale. Che cosa vuol dire? Che in ultima analisi, attraverso processi tortuosi e talora lunghi, ma sono i fatti che determinano come si pensa, come si riflette sulla realtà. In una fase che secondo noi sarà caratterizzata in modo crescente da una crisi, dalla manifestazione sempre più evidente della crisi del sistema capitalistico, quindi una prima parte del lavoro di scalfire i pregiudizi di tanti proletari che adesso hanno una visione del mondo e della politica lontana dalla nostra, e il primo punto di appoggio ci verrà dallo sviluppo concreto della situazione. Il secondo sarà dalla nostra capacità di non cercare delle scorciatoie, di non pensare, di non compiere l'errore di pensare che per abbattere questo sistema, per favorire quella rottura storica che secondo noi ha un valore progressista per l'umanità, si possano fare, ci sono delle scorciatoie, appunto non è questione di essere scaltri, bisogna mantenere principi, programma e, come scriveva Marx nella fine del manifesto del Partito Comunista, non nascondere mai davanti ai lavoratori i nostri obiettivi e i mezzi che intendiamo più efficaci per raggiungerlo. Terzo e non ultimo, ci serve e ci servirà, di questo abbiamo anche di questo un'ampia esperienza nazionale e internazionale nel passato, ma abbiamo dimostrato in queste settimane di saperla tenere viva. Ci servirà partecipare in maniera diretta a tutte le lotte parziali per la difesa degli interessi immediati dei lavoratori e di qualsiasi settore sfruttato della società. E rispetto a questo, negli elementi programmatici che noi avanziamo, non siamo fautori dell'idea che gli operai debbano lottare da soli, ma siamo dell'idea che debbano dotarsi di un programma anche in grado di conquistare settori pauperizzati, rovinati delle classi medie.
e credo che l'assemblea operaia che abbiamo organizzato durante la pandemia e l'intervento concreto di tanti nostri compagni, quadri, operai nelle aziende, mostrino che siamo sulla buona strada, anche se senz'altro abbiamo ancora tanto da fare, tanti crostini in più da addentare. Sul fatto di opporsi all'Unione Europea e ritornare, tra virgolette, a 28 paesi separati, sono perfettamente d'accordo con quello, con la risposta che ha già fornito Claudio, quindi non mi dilungo sull'idea di una federazione che deve essere socialista, democratica e volontaria. Sottolineo, preciso, come dire, a rinforzo di quello che ha già detto Claudio, che contrariamente, come dire, a quello che superficialmente la borghesia fa credere, la Russia sovietica di Lenin non aveva affatto un atteggiamento sciovinista verso nazionalista, di annessione rispetto alle altre regioni dell'impero. E in particolar modo voglio citare l'esempio dell'Ucraina, che è una delle questioni più delicate, che era uno degli stati che più aveva subito sotto lo zarismo l'oppressione nazionale, e Lenin si fece carico nel 19 di guidare la battaglia anche nel partito bolscevico verso quegli elementi che a parere di Lenin sottovalutavano la necessità di farsi carico dell'oppressione nazionale passata che c'era stata, che non poteva essere cancellata con un tratto di linea semplicemente dalla rivoluzione. E dunque l'adesione dell'Ucraina sovietica alla Russia sovietica nel 19 si fa appunto su una base federale e volontaria, non imposta. Lo stalinismo ha rovesciato anche questa pratica comunista seguita invece nell'epoca leniniana. Luigi Piscitelli è intervenuto su Corbyn nell'Unione Europea e mi ha chiesto, un punto di vista, un parere in merito. Io credo che sia abbastanza evidente che tra il settembre e il novembre dell'anno scorso, mentre era in corso quella tormentata e protratta crisi parlamentare in Inghilterra, che ha lasciato per alcuni mesi in sospeso l'esito della Brexit, in quel frangente Corbyn è proprio scivolato sulla questione dell'europeismo di sinistra. Voglio tra l'altro ricordare che Corbyn appartiene a quella sinistra laburista che a metà anni 70, assieme ad ampi settori del movimento operaio, si schierò in un referendum tenuto in Gran Bretagna contro l'adesione all'allora Comunità Economica Europea, per ragioni, avanzando argomenti di tipo classista. Quel settore lì però ha capitolato poi nei decenni successivi, è stato inglobato dall'europeismo di sinistra, e questo ha portato Corbyn a manovrare in Parlamento, nella Camera dei Comuni, a manovrare contro Boris Johnson e a manovrare financo con settori politici della borghesia, cioè financo con i settori politici dei conservatori filoeuropeisti, per tentare di impedire la realizzazione della Brexit. Ecco, credo che in quel passaggio sia stato anche pesato a livello di massa quanto
questa posizione di Corbyn lo abbia portato a subordinarsi alla politica della classe dominante e ad una frazione della politica della classe dominante, che probabilmente in quella fase rappresentava anche in maniera più diretta gli interessi della City di Londra, e credo che questo elemento abbia notevolmente indebolito la sua successiva campagna elettorale e minato in qualche modo la credibilità di fondo della svolta a sinistra che Corbyn proponeva e ha cercato di portare avanti nel partito laburista. È stato senz'altro, a mio avviso, un punto chiave anche della sua crisi, oltre ai sabotaggi della destra laburista di cui abbiamo già in altre occasioni parlato. Per chiudere riprendo un passaggio dell'intervento molto puntuale di Vittorio Polizzi. A un certo punto lui dice, e sono d'accordo nel senso in cui l'ha detto, che i padroni non hanno nazione, nel senso che i padroni, quando essendo mossi solo e soltanto dalla ricerca del profitto, non guardano in faccia le nazionalità, però appunto, contrariamente a quanto si è sostenuto nella sinistra cosiddetta radicale negli anni 90 e 2000, i padroni e le multinazionali non hanno nazione, ma Stato-nazione ce l'hanno. Cosa voglio dire con questo, che può sembrare un bisticcio di parole? Che anche oggi, in un mondo appunto diviso in tre grandi blocchi imperialisti, ogni grande monopolio, ogni grande multinazionale continua ad avere un chiaro riferimento ad uno Stato nazionale che gli serve e gli servirà sempre di più nel mezzo di questa crisi, come stampella, come moltiplicatore dei propri profitti, come forza ausiliaria. Ora, il dibattito che c'è ora sul Recovery Fund, sul MES e su questi meccanismi può nascondere questo fatto, ma noi appunto non dobbiamo rimuoverlo. Il caso della Fiat, che ha la sede fiscale in Olanda, quella legale in Inghilterra, o il contrario, non mi ricordo, però chiede garanzie per 6,5 miliardi allo Stato italiano nel prestito che chiede a Intesa San Paolo di erogare, ci mostra in maniera plastica che anche le più importanti multinazionali continuano a vedere, a utilizzare il loro Stato come elemento ciclico anticrisi, e qua diremo anticrisi storica perché non siamo in una crisi congiunturale, per poi cercare di scaricare la crisi sul 95 o 99% della società. Quindi il carattere reazionario dello Stato in una fase come la nostra resta e ancora più, sarà ancora più evidenziato. E sul Recovery Fund, e qui finisco, le cifre che io ho letto sull'entità di questo fondo, che dovrebbe in qualche modo servire a socializzare una parte delle perdite derivanti dall'attuale recessione economica, mi fanno dire, come ha già detto anche Claudio, che si tratta di cifre ridicole rispetto all'entità della crisi, di palliativi, e che dunque in ultima istanza saranno gli stati, i singoli stati o microblocchi di stati, a cercare di scaricare perifericamente verso gli altri la gigantesca crisi che li sta scuotendo sin nelle sue fondamenta, e noi dunque su questo terreno di battaglia
per rovesciare il tavolo ci dovremo collocare negli anni a venire, in cui l'urgenza della costruzione di un partito rivoluzionario sarà evidenziata ogni giorno di più. Grazie. Grazie Francesco. Voglio ringraziare Francesco, tutti i compagni che sono intervenuti e tutti i compagni che hanno partecipato a questo gruppo di studi marxisti. Prima di salutarvi volevo ricordarvi di inviarci il forum di valutazione compilato per avere la vostra opinione su questo gruppo di studio in modo da poterci sempre migliorare. E voglio ricordarvi che in questo momento noi stiamo pubblicando questa copia di Rivoluzione numero 68, tra qualche giorno uscirà il 69, però gli articoli di questo giornale sono ancora estremamente attuali. Mentre vi ricordo ancora che dopo l'intervista di lunedì scorso a Enrico Duranti sul Covid-19 e lotta contro il cambiamento climatico, lunedì prossimo avremo Giuseppe Letizia con un'intervista fatta da Roberto Sarti sulla situazione politica in Bolivia dopo il golpe dello scorso autunno. Sempre a lunedì alle 25 maggio alle 18:30, mentre venerdì prossimo, dopo il video di Francesco Merli, che è stato in più interventi ripreso questa sera, dopo il video di Francesco Merli sulla Gran Bretagna di venerdì scorso, avremo venerdì prossimo il video di Emanuele Nidi sulla situazione in Brasile. Ricordo che il Brasile in questo momento è il secondo paese a livello mondiale per contagi dopo gli Stati Uniti di Trump. Trump e Bolsonaro, la stessa politica antioperaia, la stessa incapace politica verso il contrasto del virus, ovviamente a spese dei lavoratori. Io prima di lasciarvi voglio ricordarvi che il prossimo gruppo di studio sarà sabato 13 giugno sull'origine della famiglia e la lotta di liberazione delle donne, introdotta da Arianna Mancini. Nei prossimi giorni, così come metteremo sul nostro canale YouTube il video della riunione di oggi, manderemo una mail per l'iscrizione a questo nuovo gruppo di studio e una mail con i suggerimenti per le letture preparatorie a questa discussione. Ringrazio tutti nuovamente per la partecipazione, vi auguro un buon sabato sera, una buona domenica e ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao a tutti.